Ciao a tutti ragazzuoli, sono Pietro Garaltanche e questo nuovissimo video che faccio, questa volta in FIFA 18, nella carriera allenatore. Questo è l'inizio della tanto aspettata serie che si chiamerà Professione Allenatore. Iniziamo subito a guardare. Loro mi propongono la possibilità di avere un aumento del 60% del capitale e la rete globale di mercato con osservatori di qualità già la prima stagione. Non mi interessa, quindi andiamo direttamente avanti. Grazie ai vostri sondaggi abbiamo deciso la squadra da utilizzare e sarà la SPAL. Sono contento perché anch'io avrei voluto usare la SPAL, ma era giusto farla scegliere a voi. Vediamo, allora, la SPAL ci offre 5 milioni di budget, ma andiamo nello specifico. La persona che voglio essere è questa. Il nome, Igor Eltanke. Nazionalità italiana, chiaramente. E andiamo avanti. Difficoltà, leggenda. Era già così perché ho già iniziato un'altra carriera in leggenda, che sarà la mia carriera normale. Questa invece è la mia carriera proprio improntata sul canale, giocherò solo con voi. Durata del tempo 4 minuti, per un'esigenza di editing soprattutto. Rose utilizzate, scarica le più recenti. Competizione europea, la prima stagione, direi che lo SPAL non fa competizioni europee. E non disattiviamo la finestra di mercato. Avanti. L'obiettivo mio, prima di guardare quello della squadra vera e propria, che quindi mi danno loro, sarà quello di salvarmi in questa stagione e possibilmente di arrivare a metà classifica. Perché leggenda è una modalità difficile, come sapete, la più difficile. E avendo appena iniziato FIFA 18 non sono ancora fortissimo. Ho fatto una ventina di partite nell'altra carriera, ma faccio ancora un po' di fatica. Però c'è da dire che ci vuole tempo per diventare davvero forti e davvero migliorare in questo gioco. Ci hanno invitato a un torneo precampionato. Io direi di accettare e di scegliere tra le tre quello che mi dà una potenziale rendita maggiore. Tanto le squadre non è che mi interessino granché da sfidare. Scegliamo quello che mi dà più soldi in modo da poter destinare più soldi al mercato. Prima di iniziare vi spiego cosa farò in questa puntata. Innanzitutto guarderemo tutti gli obiettivi, metteremo i nostri osservatori alla ricerca di qualcuno e faremo una sola partita per vedere un po' come sono i nostri giocatori, per capirli e per poter poi scegliere qualche acquisto, qualche innesto di mercato da fare. Andiamo innanzitutto nei messaggi. Qua ci sono già gli osservatori disponibili. Li utilizzeremo tra poco. Ecco qua i nostri obiettivi. Allora, crescita giovani bassa. Ingaggia almeno due giocatori con meno di 20 anni, con un potenziale superiore alla valutazione media dei giocatori attualmente in quel ruolo. Ingaggia un giocatore per il tuo vivaio del ruolo di centrocampista. Family brand bassa. Fai tutto esaurito almeno 50% delle partite in casa di questa stagione, quindi almeno 85% degli spettatori. Aumenta il valore del tuo club del 100% entro 3 stagioni, quindi questo è a lungo termine. Successo in patria molto basso. Raggiungi i 16esimi di finale di Coppa Italia e termina a metà classifica. E infine successo continentale, chiaramente nullo. Ora guardiamo la mia formazione. Giochiamo con un 3-5-2, che sinceramente a me non fa impazzire, a me non piace giocare con la difesa a 3. Questa sarà la formazione per la mia prima partita, perché di sicuro giocherò in questa stagione con un 4 in difesa, e perciò è già meglio iniziare a metterli in campo. E poi di sicuro giocherò con minimo 4 giocatori in centrocampo e con 1-2 punte. Meret in porta, Konaté, Felipe Oikonomu, Matiello, Rizzo, Viviani, Schiattarella e Costa. Che Costa è abbastanza scarsino, vedo, rispetto comunque al resto della squadra, ma in generale la fascia sinistra è abbastanza scarsa, quindi ci penserò. Boriello e Paloschi. Direi di andare a vedere ciò che concerne i nostri osservatori, direi di richiamare questo osservatore e di utilizzare gli altri per cercare giocatori che possono andare bene per la mia squadra. La prima cosa che ho chiesto è che ci sia un terzino sinistro veloce e da prima squadra. La seconda cosa, che ci sia un esterno sinistro che sappia crossare, da prima squadra chiaramente, e che sia veloce. E per adesso ci fermiamo qua. Aspetto a mandare i miei osservatori perché magari ci sarà da aggiungere qualche altra richiesta da fare al mercato. Perciò per adesso direi di andare direttamente alla partita prima di fare qualsiasi cosa, prima di offrire qualsiasi contratto a chiunque e prima di vedere effettivamente tutto ciò che interessa il nostro club. Poco prima della nostra partita c'è stata un'offerta da parte del Cagliari per Antenucci. Io però aspetto a rispondergli perché non conosco ancora Antenucci e non conosco il nostro gioco di squadra, non conosco se ci servirà o meno. Perciò ci vediamo direttamente alla formazione con cui giocheremo. La formazione con cui giocheremo è quella che vi ho detto in precedenza. Comunque è Meret in porta, Konaté, Felipe, Oikonomu, Matiello,
Costa, Schiattarella, Viviani Rizzo e Boriello Paloschi in punta. Eccoci alla partita. Sta per iniziare il match tra Spal e Amiens. Oggi il risultato che dobbiamo sperare è chiaramente una vittoria. Amiens sulla fascia. Vediamo se Felipe anche questa volta riuscirà a intercettarla. Non ci riesce. Attenzione agli avversari. Subito gli avversari! Schiattarella per Rizzo. Rizzo aspetta la sovrapposizione per Di Matiello. C'è, arriva. Mette il cross. Attenzione a Paloschi. Il tiro Paloschi! Paloschi! Subito Paloschi! Subito Paloschi! 1-0! Schiattarella. Bene il giro palla della Spal. Viviani per Rizzo. Rizzo per Matiello. Ancora Rizzo. Vede il proprio compagno. È in gioco? No. Fuori gioco da parte dei giocatori della Spal, che comunque avevano fraseggiato bene ed erano andati ancora al cross. Konaté centrale per Viviani. Aspetta la sovrapposizione da parte del proprio compagno che arriva adesso. Matiello. Rizzo. Rizzo mette il cross, sarà calcio d'angolo, vediamo se ce lo concedono prima del fine primo tempo. Ce lo concedono. Sul punto di battuta Viviani. La mette in mezzo, attenzione. Ancora Viviani per mettere il cross. Non riesce, attenzione. Al cross adesso, palla rinviata. Fine primo tempo. Un buon primo tempo da parte della Spal. 1-0, gol di Paloschi. Un buon fraseggio soprattutto sulla fascia destra con Rizzo e Matiello che si trovano. Matiello che fa le sovrapposizioni, che mette il cross. Vediamo i dati partita. Un solo tiro da parte della Spal e un solo tiro da parte della Mians. Solo la Spal ha tirato in porta. Che abbia inizio il secondo tempo. Sul punto di battuta la Spal. Ancora Mians. Ora c'è un uomo libero sulla fascia. Vediamo se lo servono. Lo servono. Attenzione, imbucata in centrocampo, ma... No. Brutta la difesa da parte della Spal, che si è fatta saltare con un 1-2, non ha potuto niente, Mere, e 1-1. Konaté non interviene sulla palla, attenzione al cross pericoloso, 2-1. Konaté non è uscito, Konaté è da vendere, o comunque da acquistare un altro giocatore in quel ruolo. La fascia sinistra è il nostro punto debole. Brutto il passaggio da parte di Boriello, anche Boriello non sta giocando bene. Chiaramente bisogna dargli tempo, bisogna dargli modo di dimostrare le sue qualità, perché Boriello si sa che è un giocatore forte, di qualità. Attenzione! Il tiro clamoroso! Palla fuori! Palla fuori! È momento di fare dei cambi, perché qua stiamo soffrendo. Mettiamo Antenucci perché è il giocatore per cui ci hanno offerto dei soldi. Io voglio provarlo prima di decidere cosa fare. Togliamo Costa e mettiamo Lazzari. E poi direi fare un cambio in centrocampo. Mettere Grassi al posto di Schiattarella. So che sto facendo tanti cambi assieme, ma voglio provare i giocatori prima di decidere qualsiasi cosa. E adesso, per adesso, vedo che abbiamo un grave problema sulla fascia sinistra ed è principalmente la cosa che vorrò puntellare. Ma attenzione, l'azione, Rizzo sulla fascia, prova a mettere il cross. Ci arriva Lazzari, ma stoppa malissimo il pallone e se la porta fuori. Ora mentalità più offensiva da parte della Spal, che deve recuperare questo svantaggio. Si conclude qua anche il secondo tempo, 2-1 per la Mians, una brutta sconfitta alla prima. C'è da dire che i nostri giocatori hanno saputo comunque trovarsi, ma hanno sofferto soprattutto sulla fascia di Konaté e Costa. Allora ragazzi, finita questa partita, vi dico che cosa ho fatto. Ho scelto i miei osservatori e li ho mandati alla ricerca per 9 mesi tutti quanti di giocatori. In Italia ho mandato alla ricerca di un centrocampista centrale, perché era uno degli obiettivi che ci aveva dato la nostra squadra. E gli altri li ho mandati in Germania e in Inghilterra senza particolari obiettivi. Importante scegliere subito gli osservatori, perché mi sono tolto già dall'inizio i soldi che ho investito in quel settore, in modo da avere la visione di tutti i soldi che effettivamente potrò investire per l'acquisto soprattutto di giocatori per puntellare, come l'esterno sinistro e il terzino sinistro. Di sicuro deciderò cosa fare di quei due sulla sinistra, perché abbiamo sofferto molto da quel lato. E poi deciderò se cambiare modulo, se varrà la pena cambiare modulo, perché non amo il 4-4-2 semplice. A me piacerebbe giocare con un 4-5-1, in modo da poter fare le sovrapposizioni dei due esterni per poi arrivare sulla fascia e crossare in mezzo per il giocatore che impatta. Vi dico che la nostra prima puntata si conclude qua. Nella prossima puntata vi dico già cosa facciamo. Innanzitutto vedremo chi acquistare e vedremo che cosa fare per i due esterni che ci hanno dato problemi. Quindi dedicherò metà puntata
al mercato e il resto alla partita che sarà contro il Bochum. Questo succederà solo quando c'è il mercato, perché dedico metà puntata al mercato e metà puntata alla partita. Nel resto delle puntate, come ho già detto, faremo due partite. In ogni modo, vi ringrazio tanto per la visione, vi invito a cliccare mi piace se il video vi è piaciuto e fatelo, vi prego, perché ho bisogno di un supporto grande per questa serie e in questo modo mi invogliate a portarla con più frequenza e vogliate a divertirmi di più. Vi invito a iscrivervi se ancora non l'avete fatto per rimanere sempre aggiornati sui video che metto e vi auguro una buona continuazione. Ciao ciao belli, ciao ciao. E qua si è bloccato. Premi un tasto. Yeah.